Ha fatto tappa a Lucca il tour Prima Meta organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana per fare il punto su quanto realizzato dall'amministrazione regionale a metà mandato, cioè a 2 anni e mezzo dall'avvio della legislatura, e su quanto ancora c'è da fare sul territorio, anche grazie ai fondi del PNRR. La provincia di Lucca è una provincia con 878 progetti di PNRR e questo significa naturalmente più quasi 800 milioni di risorse che appunto saranno destinate ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma contemporaneamente abbiamo i fondi strutturali europei che completeranno dove non si va con il PNRR e tutta una serie di anche finanziamenti di carattere regionale che abbiamo voluto concentrare su Lucca, come sulla Mediavalle, sulla Garfagnana, sulla Versilia. È un territorio ampio, forse più ampio e diversificato di altre realtà, e conseguentemente si tratta di affrontare la specificità delle singole zone, non fermandoci al concetto della provincia di Lucca, ma invece andando proprio a toccare quello che sono le specificità della Piana, come della città della Versilia, come appunto della Garfagnana e della Mediavalle. Io penso che sia sul piano delle infrastrutture e della viabilità, sia sul piano del supporto alle imprese, sia sul piano dell'erogazione dei servizi, è un territorio che onestamente è molto considerato dalla Regione Toscana, e l'occasione di oggi è anche l'occasione proprio per poterne parlare in confronto. Dal ponte sul Serchio al raddoppio ferroviario della Lucca-Pistoia sono tanti gli investimenti sulle infrastrutture e i trasporti realizzati nel territorio lucchese. Stiamo andando avanti con i lavori del raddoppio della Lucca-Pistoia, anzi recentemente la talpa è ripartita proprio nella galleria di Serravalle, una talpa metaforica perché lì il sistema di escavo è più tradizionale, ma anche per gli investimenti importanti, quasi 20 milioni di euro della Regione Toscana tra fondi FSC e fondi diretti sul ponte sul Serchio, che ha visto l'avvio dei lavori e entro un anno e mezzo dovrebbero vedere la loro conclusione. Una Regione Toscana che è presente sulle infrastrutture, portiamo avanti con un nuovo protocollo d'intesa gli assi viari di Lucca, lo sottoscriveremo a breve, senza lasciare indietro il trasporto pubblico locale. Sono circa 25 nuovi bus immessi sul territorio della provincia di Lucca in questo primo anno e mezzo di servizio, saranno molti di più nel 2023 e nel 2024. L'incontro di oggi a Palazzo Ducale è stato un momento di confronto importante e molto partecipato sulle necessità del territorio lucchese. L'occasione di un confronto su un territorio che è un territorio particolarmente laborioso, attivo, che ha grandi aspettative nei confronti delle politiche regionali, aspettative sul tema dell'ambiente, sul tema della salute, sul tema anche delle infrastrutture e dell'impresa. Questo è il... Sulla Piana abbiamo il polo cartario più importante a livello europeo, abbiamo la nautica in Versilia, abbiamo il Lapideo in Valle del Serchio, quindi anche una ricchezza che vuol dire allo stesso tempo anche il biglietto da visita della Toscana un po' nel mondo.